Questo. Eccoci qua. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Diamo il benvenuto al Presidente federale di Croce Reale. Siamo al secondo incontro di questo programma del nuovo sito affiliato a Croce Reale alla Corte di Aldegonda e Francesco V. E oggi stasera parlerà poi Fabrizio, della relazione che esiste fra i Savoia e il Casato d'Este, anche se a Modena dei Savoia non abbiamo un ricordo molto bello, in realtà scopriremo con Fabrizio che la Casato Savoia è strettamente legato alla Casa d'Este. Io adesso lascio la parola con molta curiosità per sentire queste cose e niente, prego Fabrizio. Intanto buonasera a tutti, grazie Angela, ringrazio la delegazione Francesco V di Modena e sono onorato di intervenire in questo consesso, seppur virtuale, in quanto purtroppo le condizioni note a tutti ci portano a dover utilizzare esclusivamente l'informatica per trovarci, per poter dialogare. E di dialogo si tratta, francamente, in quanto non oso assolutamente levarmi a nessun tipo di professionalità in merito all'ambito storico. Io non sono uno storico, ci tengo a dirlo, tuttavia sono grande appassionato di storia, ecco, questo credo che sia la definizione cultore. E questa sera avevo piacere di parlarvi appunto del legame storico che intercorre tra Casa Savoia e la Casa d'Este e la casa del le case del Ducato di Modena e Reggio, per essere precisi. Perché dico case? Perché come tutti sapete, ve ne sono in verità due. La Casa d'Este, che esaurisce poi il suo compito con l'ultima figlia del Duca d'Este, e quindi si estinguendo di fatto, interrompendo perlomeno la discendenza storica della famiglia, e per poi procedere invece ad avviare una nuova fase sotto appunto Un la nuovo ramo. casa, un nuovo ramo sotto la casa appunto degli Asburgo, dando vita appunto al ramo Asburgo Este. Quindi questo andremo a visionarlo, ad esaminarlo, però corre a parer mio l'obbligo anche di fare un piccolo tuffo nella storia, nel passato, per capire le dinamiche, perché c'è questo legame. Legame storico, legame profondo, un legame che nasce, potremmo dire, nel 1300. Strano, ma la storia lo conferma. Nasce da un legame matrimoniale. Però, come si è arrivati a questo legame matrimoniale, che poi spiegheremo, racconteremo? In premessa vorrei appunto parlarvi delle due origini, dell'origine della casa d'Este e della casa di Savoia. Per campanilismo, consentimelo Angela, per campanilismo sabaudo, mi permetterei di iniziare proprio con casa Savoia. Va bene, Casa Savoia. te lo permettiamo. Grazie, grazie Angela. Allora, casa Savoia, i primi riferimenti storici della dinastia hanno inizio intorno all'VIII-IX secolo. Perché non abbiamo effettivamente delle fonti vere e proprie, però la genesi della dinastia presenta, secondo delle ricostruzioni storiche, ben 23 sistemi,
Cosa sono i sistemi? I sistemi si tratta di ricostruzioni storiche, potenziali naturalmente, dove si intrecciano episodi, personaggi, alberi genealogici. Quindi si tratta semplicemente di uno strumento, di un modus operandi per ricostruire la dinamica storica di una casata. E quindi citerò anche per ragioni di tempo soltanto quelli che oserei dire sono tra i più rilevanti, quelli che potrebbero anche essere confutabili da documentazioni storiche, da fonti storiche. Si tratta infatti di una, forse la più importante, quella potremmo dire convenzionale, che è l'origine sassone. Casa Savoia ha un'origine sassone. Ha un'origine sassone per una ragione, perché lo vediamo nello stemma. Gli stemmi parlano. Allora, se Angela può gentilmente mostrare il primo, la prima slide, vi mostro... Quella degli Este? No, scusami, quella di Casa Savoia. Quindi la seconda in ordine di cronologico. Poi ritorniamo alla prima, naturalmente, perché volevo mostrarvi appunto quanto dichiarato, cioè l'origine sassone della dinastia. Il simbolo di Casa Savoia, lo stemma di Casa Savoia, era un'aquila imperiale, era un'aquila, ecco, lo vedete, è vero, l'immagine, un'aquila nera in campo oro. L'immagine purtroppo dà questa sorta di colore giallo, ma in verità era storicamente color oro, il campo oro. L'origine sassone è anche attestata da Jean de Réville, storico, che ha disaminato l'origine della dinastia. Questo sistema cosiddetto storico, cioè il sistema per cui l'origine sia sassone della dinastia, lo troviamo anche nel Cibrario e nel Bollea, nei loro testi, nelle loro fonti storiche, e tutto viene ricondotto a una figura chiamato Beroldo. Beroldo è un'immagine un po', potremmo dire, anche leggendaria, volendo. Non abbiamo grandi notizie. Le uniche fonti sono delle citazioni che fanno riferimento a un Beroldo, pare di Sassonia, che altro non era, probabilmente, uso il condizionale doverosamente, altro non era che il nipote del duca Vitichindo di Sassonia, che era praticamente il competitor, diremmo oggi, di Carlo Magno, e che poi diede vita alla casata del Witten. La casata Witten, poi, con tutta una serie di evoluzioni storiche, ha dato vita a ulteriori numerose famiglie molto note tedesche. Casa Savoia in verità non si chiamava nemmeno Savoia, perché la denominazione Savoia è una denominazione geografica. La Savoia è quella regione sussistente ancora oggi, esatto, al di là, oltre Alpe, comprendente l'antica città romana di Camberium, cioè Chambéry, che poi divenne anche la capitale del ducato, della contea e poi del ducato, prima che venne spostata da Emanuele Filiberto a Torino, e poi tutta una serie di altri territori che comprendevano tutta l'area sino addirittura all'attuale Svizzera, cioè a Ginevra, al parte del lago di Le Mans, il lago di Ginevra, e Losanna, e il Vaud, il genovese, quindi l'area, ripeto, l'Interland di Ginevra, e la Tarantasia, che era praticamente una valle a ridosso tra la Svizzera e la Francia, che lambisce anche una fetta della Valle d'Aosta attuale, naturalmente, oltre a tutta una serie di altri territori, e si spingeva naturalmente anche in Valle d'Aosta, e lambiva anche il Piemonte attuale. Dicevo che non aveva ancora varcato le Alpi, quindi questa famiglia divenne titolare del feudo di Moriana Savoia,
La Maurienne esiste ancora come denominazione, seppur limitata alla Val d'Isère e a qualche altro territorio attiguo. Chi ha la possibilità di andare a visitarlo lo consiglio, sono magnifiche. Però la Savoia in verità divenne tale, quindi denominazione familiare, dinastica, sul campo, da riconoscimenti che i vari imperatori diedero alla dinastia, agli esponenti della dinastia. Pare appunto che questo Beroldo di Sassonia, che era un ramo collaterale della casa di Sassonia, divenne feudatario di quell'area e viene considerato in maniera convenzionale come il capostipite della dinastia, leggendario. Invece fonti molto più certe indicano la figura di Umberto Biancamano, cosiddetto, l'origine della dinastia. Biancamano è anche lì è un epiteto che veniva dato, non era un cognome. Biancamano si intendeva dalle bianche mani, nel senso che era una figura molto nobile per il tempo, ma anche per il suo pare pallore del viso, della pelle, eccetera. Altri dicono invece che si riferiva alle bianche mani perché riguardava un'area territoriale dove praticamente quasi tutto l'inverno e anche le stagioni autunnali erano ricoperte dalle nevi. Quindi immaginate in quell'area lì, in mezzo alle Alpi, è verosimile anche questa tesi. A parte questi piccoli aneddoti simpatici, comunque l'origine quindi sassone pare che sia accertata appunto da questa immagine di questo personaggio Beroldo. Questo è uno dei sistemi. Quindi da lì la nascita della dinastia di fatto originaria della Sassonia. E successivamente invece si creò un altro sistema. Io vi ho accennato prima i due sistemi, quello sassone e quello borgognone, anscarico. Ecco, anche questo è molto interessante. Perché pare che invece un'altra tesi indichi l'origine della dinastia presso la casa di Borgogna. Quindi questo stesso Beroldo, Borgogna, Francia. Quasi, esatto, comprendeva un territorio molto più vasto della Francia e anche parte della Svizzera, fino a nord. Stiamo parlando di una fase storica, siamo nel nono di un secolo. Quindi questa origine borgognona di Beroldo, di questa figura comunque, se accettiamo appunto l'origine borgognona, pare che fosse lo stesso Ottone I Guglielmo di Borgogna, detto anche Ottone I Guglielmo di Vea, quindi della famiglia degli Ascarici. Questo secondo alcune fonti, quindi il famoso Arduino di Ivrea, che qualcuno sicuramente ricorderà nei libri di storia, studiando dai libri di storia, che venne tra l'altro proclamato re d'Italia, esatto, alla fine dell'anno 1000, venne proclamato re d'Italia, e era un esponente di questa dinastia, di questa stirpe degli Ascarici. L'origine sia sassone sia borgognona, però, viene rappresentata analogamente, quasi in parallelo. Se voi avete occasione, piccola digressione, di recarvi nel Museo Reale di Torino, al Palazzo Reale di Torino, troverete nel salone di rappresentanza queste due, potremmo dire, storie. Questi due sistemi storici che appunto fanno riferimento all'origine della dinastia. Sono rappresentati pittoricamente appunto nella sala, in una delle sale di Palazzo Reale. C'è anche da considerare il fatto che vi era, se ammettiamo la teoria borgognona, pare che praticamente, secondo una fonte attendibile, discutibile ma sicuramente più attendibile delle precedenti, quella dello storico Julian, spero di averlo pronunciato bene, in un documento intitolato Le origini della Sapaudia,
quindi alla latina, riportato anche da un altro storico, il Carutti, vedono nella casa di Mogliana a Savoia, e anche legata all'ambito di Aosta, una famiglia invece di alti ufficiali regi imperiali, che nel passaggio della Borgogna da regno a imperio sicuramente trovarono una certa fortuna per i servigi resi. Addirittura si dice che vi era un legame storico con la regina Ermengarda di Moriana, che era moglie di Rodolfo III, un re provenzale di Arles, quindi borgognone, al tempo dell'impero di Corrado II il Salico. Ora, sono ovviamente tutte nozioni storiche, dati storici, che riconducono, ripeto, l'origine della dinastia nel senso di indicare una dinastia legata alla derivazione borgognona. Queste due differenze io le ho volute citare perché di fatto vanno a poi in un certo senso incidere anche nelle scelte future e anche quelle delle alleanze. È strano, ma la Savoia con la Francia, e parlo anche del Regno di Piemonte, Sardegna per esempio, ma ancor prima il Ducato di Savoia, ancor prima la Contea di Savoia, non aveva un grande bel rapporto con la Francia, non ha mai avuto eccellenti rapporti con la Francia, probabilmente anche per ragioni storiche, competitive, e poi con questa ambizione della Francia di fagocitare comunque la piccola contea indipendente, il piccolo ducato indipendente, e quindi questo ha certamente poi nel corso della storia creato delle diverse alleanze, quali per esempio quella poi con la dinastia Asburgo, che vedremo più avanti. Un dato importante, ho citato Corrado II il Salico, un dato importante perché questo imperatore diede a Umberto, capostipite della dinastia, nel 1034, proprio una serie di servigi, di concessioni per i servigi resi, e li diede dando addirittura un titolo che ancora oggi è legato alla dinastia, e qui salterà qualcuno dalla sedia, ma Casa Savoia, i componenti della dinastia, ovviamente quelli legittimi, specifico, sono principi vicari del Sacro Romano Impero, hanno questo titolo e continuano ad averlo da questa concessione del 1034. Quindi, domanda, ma il Sacro Romano Impero non erano imperatori del Sacro Romano Impero, non erano gli Asburgo? Divennero gli Asburgo, si alternarono una serie di imperatori, ci furono esponenti della corona di Lussemburgo, della corona di Borgogna, ci furono una serie di esponenti prima dell'arrivo degli Asburgo. Gli Asburgo sono nati un po' dopo, come sicuramente ricorderai Angela, ma di cui parleremo poi anche dopo. Il regno di Borgogna, infatti, comprendeva, come ho detto prima, un territorio molto vasto: la Svizzera, l'Elvezia, così come veniva chiamata un tempo, la Savoia, quindi ecco il territorio che era assoggettato. Bella zona, io l'ho vista, bellissima. Esatto. La Bresse, che era praticamente una regione ancora oggi, con alcune città importanti, quale Bourg-en-Bresse, di cui parleremo dopo quando parleremo di Margherita d'Asburgo, dopo ne parleremo, e poi una parte del Lionese, il Delfinato, famosissimo per ragioni storiche francesi, e la Provenza, quindi era un territorio enorme che si estendeva fino al mare. Il Cibrario storico Sabaudo, era di Torino, appunto cita anche nelle sue cronache come la dinastia avesse comunque, nel bene o nel male, mantenuto, nonostante il suo
la sua collocazione geografica, una certa, possiamo dire, autonomia, una certa forza, un certo senso del rispetto anche da parte nei confronti da parte dell'imperatore. Sia era un rispetto reciproco, ripeto, erano vicari imperiali, furono nominati vicari imperiali, quindi loro asservivano al potere imperiale. E poi la parte della Francia, quella confinante col Ducato di Savoia, perdon, con la Contea di Savoia, poi Ducato, invece era, si scompose poi, i fatti, la storia, non è questa la sede opportuna, magari faremo un'altra conferenza su questo tema, si scompose con tutta una serie di situazioni legate anche alle successioni. Vi cito solo una piccola digressione che ho piacere di citarvi, relativa al Delfinato. Per esempio, la famiglia che regnava nel Delfinato, nel Montfaucon, nell'area cosiddetta del Montfaucon, che è una zona sud di Briançon, verso Gap, Sisteron, chi ha visto quei luoghi lo riconoscerà, e vi è un monte che viene considerato appunto il Monte Delfino, perché assomiglia effettivamente a un delfino come forma, come struttura. E vi è in cima questa specie di cittadella fortificata, e da lì la parola delfino di Francia ha origine proprio in questo monte. Perché? Infatti mi ero sempre chiesto perché lo chiamavano delfino il pretendente. L'ultima discendente della casa del Delfinato si lega, che era borgognona anch'essa, si lega ai re di Francia, ai Capetingi e quindi a tutto coloro che seguirono poi successivamente come eredi dei Capetingi, fino ad arrivare addirittura ancora alla fine con Luigi XVI a indicare nel piccolo futuro Luigi XVII come delfino di Francia. Nasce proprio da quello. Era una piccola digressione che ci tenevo a citare. E nel corso, tuttavia, della storia di Casa Savoia, andando oltre perché non basta se no la nottata, volevo citare Amedeo III. Umberto Biancamano ha un figlio che si chiama Oddone, che sposa Adelaide di Susa. Adelaide di Susa, anche lei fa parte degli Arduinici, della famiglia Scarica, porta in dote tutta la Valle di Susa e i territori annessi. Quindi emerge un fatto che dal matrimonio tra Oddone, figlio di Umberto Biancamano, il capostipite ufficiale della dinastia di Savoia, e Adelaide di Susa, viene poi allargato la contea, sino a raggiungendo appunto la città di Torino. Infatti aveva come titolo quello di Margravio di Torino. Da lì Casa Savoia varca quindi le Alpi con questo matrimonio. Andiamo avanti, Quanto scorrendo nella vuoi che storia. ti scorro le slide? Sì, successivamente, aspetta un momentino ancora perché siamo ancora nella fase della premessa. Sì, tengo. Successivamente, ecco, quindi Ottone o Done, come si vuole chiamare, ottiene potremmo dire la Valle di Susa come contea. Dopodiché diventa margravio della città di Torino, poi assoggettata al potere vescovile successivamente, alla diocesi, di cui tra l'altro anche alcuni esponenti della dinastia ne sono parte. E tuttavia c'è un fatto che viene un altro titolo mantenuto a Casa Savoia, è quello di Re Lombardi e Conti di Borgogna. Ossia, e c'è un fatto, cito la fonte storica perché è importante questo aspetto, uno storico italianizzato con l'espressione di
vi pone, chi ha magari possibilità di approfondire sarebbe interessante. Parlando della vita di Vippo. Corrado, parlando della vita di Corrado il Salico, quindi dell'imperatore, si rinviene nei suoi testi, in questa fonte storica, una denominazione latina di Upertus, comes de Burgunda, Umberto, cioè conte di Borgogna. Ecco, si fa riferimento proprio a Casa Savoia, a Umberto, cioè siamo sempre gravitanti nell'ambito del capostipite della dinastia, che quindi pare che avesse anche un titolo non solo come vicario imperiale, ma anche di conte di Borgogna. Questo dato lo ritroviamo poi nel 1448, quando praticamente Amedeo III, che partecipò tra l'altro, uno dei conti di Savoia, a partecipare alle crociate, volle farsi ricordare nella sua, potremmo dire, memoria storica, nella sua lapide, la doppia origine. Dai re lombardi e dai conti di Borgogna. Quindi questo fatto, secondo quello che viene attestato, pare che confermi la origine probabilmente borgognona e non sassone. Però, ripeto, sono solo ipotesi. Ipotesi. Esatto. Andando avanti invece nell'esposizione storica, nella cronologia storica, andiamo fino al. Ti prego di rimettere, se puoi, cortesemente l'immagine di prima, Angela, cortesemente. Arriviamo ad un evento. Arriviamo ad un evento che riguarda, appunto, proprio, avevo fatto un cenno prima alle crociate. Ed è quello che deciderà poi, potremmo dire, il cambio di stemma. Casa Savoia, infatti, cambia a un certo punto della sua esistenza, sempre come col titolo comitale, quindi non avevano ancora il titolo ducale, dovremmo attendere a Medio Ottavo per ottenere quel titolo. Cambio Scusa, stemma titolo che. comitale significa conte, dico. Conte, esatto. E si dovrà attendere All'ignorante genealogico. no, ma figurati, ci mancherebbe. Allora, si dovrà attendere una battaglia memorabile che vede anche impegnato un celebre ordine cavalleresco ancora vivente oggi, l'Ordine di Malta, quello che viene considerato l'Ordine di Malta. In verità era al tempo l'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme e di Rodi. Detto poi di Malta. Il Papa, una delle prerogative di Casa Savoia era la difesa della fede, naturalmente, oltre, come vi ho detto, anche al loro servigio all'imperatore. Viene chiamato dal Papa, il conte Amedeo, per tentare di liberare l'isola di Rodi dall'occupazione turco-araba, per cui la sede dell'Ordine di Malta storico era assediata. E quindi, quello che oggi chiamiamo Ordine di Malta, naturalmente. E quindi accorsero una serie di personaggi dell'Europa cristiana a soccorrere l'Ordine di San Giovanni. Tra questi ci fu appunto il Conte di Savoia. Che si recò personalmente e cercò di liberare con la sua piccola flotta e truppa l'isola dagli invasori. Durante la battaglia cadde il Gran Maestro dell'ordine gerosolimitano e venne infatti individuato come capo ad interim proprio il Conte di Savoia. Terminata la battaglia, liberata l'isola di Rodi, il Perché Papa dà una ricompensa e con
una disposizione, una bolla, concede la possibilità al conte di Savoia, quindi alla dinastia, fa un regalo di fatto, di dotarsi della croce che era la croce di Amalfi, ma era anche il simbolo dell'ordine di San Giovanni di Gerusalemme, quella che infatti è oggi rappresentata, la croce bianca in campo rosso, ed è il motivo per cui cambia a un certo punto lo stemma, quindi abbandona l'aquila sassone, l'aquila germanica, e diventa lo stemma della dinastia ancora oggi, la croce bianca in campo rosso. Ecco, grazie per aver posizionato di nuovo la slide. Andando avanti, non dilungandomi, c'è una fase storica intorno al 1300, sul finire del 1300, in cui la contea di Savoia diventa ducato attraverso la figura di Amedeo VIII. Era figlio Amedeo VIII del conte rosso di Savoia, cosiddetto, che era nipote del conte verde. Non è una burla, ma in casa Savoia ci furono due esponenti della dinastia, noti come conte rosso e conte verde, che furono ci entrambi... Ci dicono dai commenti che era molto meglio come stemma l'aquila. non metto becco, nel senso che mi attengo a quelle che sono naturalmente le volontà del Papa. È la signora Miriam Montorsi, che anche lei è un'estensa. Comunque, tra l'altro è molto simile all'aquila estense, tra l'altro, non a caso. Comunque, poi ne parleremo. E dicevo, il conte verde e il conte rosso erano entrambe figure carismatiche, leggendarie, note perché parteciparono a diverse imprese, tra cui anche ad alcune missioni crociate. Non entro nel merito perché, ripeto, ci sarebbe troppo da disquisire. Mi limito a tornare ad Amedeo VIII. Amedeo VIII passò alla storia anche per essere, non solo per acquisire il titolo ducale, ma anche per un'altra ragione. Venne dato l'incarico, diciamo così, più che incarico, il mandato al tempo in cui ci furono in Europa ben tre papi, venne dato il mandato di pontefice per circa 10 anni. Siamo in una fase storica in cui anche la Chiesa di Roma ha avuto qualche problema, diciamo così. E lui acquisì il nome, qui nomen in posuit, di Felice V. E si tratta di un antipapa, anche se infatti in Santa, se non erro, in San Paolo fuori le mura, c'è anche nelle varie esposizioni dei pontefici esistenti dall'inizio dei tempi, quindi da Pietro sino ad oggi, vengono anche menzionati gli antipapi e c'è anche l'immagine di Felice V. Amedeo VIII, quindi, persona molto arguta, molto, devo dire, preparata nel suo ruolo legislativo, politico, fu quello che veramente trasformò la piccola contea montana in ducato, in un ducato serio, in un ducato forte, attraverso una serie di riforme interne anche legate all'ambito giurisdizionale, potenziando anche le città di Chambéry, di Torino, che poi divennero, diciamo così, due importanti roccaforti sabaude. E veniva detto, ebbe un soprannome, veniva detto il Pacifico, ma per la sua indole, per il suo ruolo, anche nell'ambito politico, il suo modus operandi. Dopo di lui, ci fu Ludovico I, che sposò Anna di Lusignano, e portando in dote in casa Savoia il titolo reale, un titolo reale però non di fatto, ma solo, diciamo così, onorifico. Quindi
quello di Re di Cipro e di Gerusalemme. Se ricorderete, nei testi anche delle leggi successive del Regno di Sardegna e anche dopo l'Unità d'Italia, il titolo che viene utilizzato tra i vari titoli dei re c'è anche dei re di Casa Savoia, c'è anche quello di Re di Cipro e di Gerusalemme. Andando avanti, si arriva al regno come attraverso un importante episodio, l'assedio di Torino del 1706 e poi la pace, il trattato di Utrecht del 1713. Questo decretò il passaggio da ducato a regno. L'episodio, diciamo il momento scatenante, è stato appunto la guerra di successione al trono di Spagna. Non entro anche qui nel merito vi dico soltanto che i legami parentali in questa fase sino praticamente alla costituzione del regno Piemonte e Sicilia, infatti il trattato di Utrecht del 1713 stabilisce la nascita del regno di Piemonte e Sicilia fino al 1720. Dal 1720 viene ceduta la Sicilia in cambio della Sardegna, per volontà dell'Austria, tra l'altro, ecco, questo l'ho preciso. Ci furono infatti tutta una serie di situazioni internazionali che decretarono un nuovo equilibrio all'indomani dello scontro sulla successione al trono di Spagna. La casa d'Asburgo praticamente lascia il passo alla casa di Borbone. Ci sono delle alleanze internazionali, Casa Savoia è praticamente al centro, anche per legami parentali, sia con l'una che con l'altra. Ed è il motivo per cui poi viene un po', diciamo così, ottiene, potremmo dire, un vantaggio da questa cosa, viene un po' privilegiata dall'ottenimento della Sicilia e la trasformazione in regno per la sua resistenza con la Francia, proprio con quella amata, tra virgolette, odiata Francia. E, ricordando l'episodio del 1706, che è fondamentale, nel 1706 la battaglia di Torino segna proprio anche qui un'alleanza storica che ormai permane e rimarrà tale fino alle famose guerre di indipendenza, dove ci fu la rottura invece con l'Austria. Dal 1706 infatti l'Austria e Casa Savoia divengono molto molto unite, molto legate, e lo prova un fatto: ad accorrere per salvare la città assediata dai francesi fu proprio Eugenio di Savoia Soissons, stratega, alto stratega dell'esercito imperiale austriaco. Quindi è l'Austria che corre a salvare Torino. L'Austria che corre a salvare Torino e il Ducato di Savoia. Questa pace, questa alleanza, questa amicizia rimarrà poi anche successivamente, ripeto, fino all'arrivo di Napoleone, ai danni che ha compiuto quella sua ascesa e quel personaggio piuttosto discutibile. Esatto. Entrando infatti in quello che, una volta che abbiamo più o meno sviscerato in premessa la storia della dinastia, vi ho citato per sommi capi quello che era appunto l'origine e l'evolversi della dinastia di Savoia, troviamo in questa fase storica dei legami molto saldi, familiari, tra la casa di Savoia e la casa d'Este. Io ricorderei in merito, per quanto riguarda il legame con la storica casa d'Este,
ho individuato, ho rintracciato nella, diciamo così, in questa esposizione storica ben quattro legami importanti, quelli noti, noti per modo di dire, nel senso che sono conosciuti chi da parte di coloro che magari apportano questa disamina documentale per quanto riguarda la storia della casa estense. Dicevo che ci fu un primo approccio tra le dinastie di Savoia ed Este, risale addirittura al 1338. Quindi il primo legame storico tra Casa Savoia e Casa d'Este è proprio il 1338, nozze di Giacomo di Savoia Acaja con Beatrice d'Este. Beatrice d'Este era figlia di Rinaldo d'Este. Durò poco il matrimonio, morì purtroppo lei, la Beatrice d'Este, giovane, senza prole, appena un anno di matrimonio. Però questo decretò anche un avvicinamento delle due casate. La casa d'Este, ricordiamo invece, giusto per fare anche qui una premessa doverosa, anche se sicuramente voi della delegazione Francesco V siete preparatissimi sulla storia estense, e quindi non voglio dilungarmi troppo anche in questo, Detto ma da Stella. la dinastia, sì, la dinastia estense, anch'essa ha uno stemma che è molto eloquente, perché anch'essa è un'aquila, l'aquila estense, d'azzurro, l'aquila d'argento, rostrata, lampassata, coronata, Oddio. che somiglia molto anche Aspetta un attimo. se va indietro, Arrivo. forse c'è, Ah, somiglia molto all'aquila che abbiamo visto prima di Casa Savoia, la stemma storico. Anche qui per indicare comunque il loro legame con l'impero. E la casa estense nasce, si originò dalla stirpe degli Obertenghi. Gli Obertenghi erano dei signori di Milano, ma anche della Liguria, presenti anche nel Basso Piemonte, in tutta l'area alessandrina, quindi lambiva anche le terre del Ducato, tra parentesi, quella appunto l'area, una parte perlomeno del Ducato di Modena Reggio. E più che altro toccava molto il Ducato di Parma e Piacenza, ma toccando la Liguria e la parte nord della Toscana, insomma, aveva una serie di relazioni. Dagli Obertenghi nascono numerose famiglie, hanno origine, e tra queste appunto la Casa d'Este. Casa d'Este, che infatti il più antico capostipite, ed ecco l'aquila imperiale, come vedete dalla foto. Bellissima, L'antico bellissima. capostipite, che viene documentato tra l'altro del casato, è Oberto II. Oberto II è anche al titolo anche di Marchese di Toscana, ed è principe del Sacro Romano Impero. Quindi questo potremmo dire, questo personaggio viene considerato come l'antefatto della dinastia. Successivamente un altro personaggio è Adalberto d'Este, che già acquisisce il nome, appunto, la denominazione, l'epiteto d'Este, e visse invece nei primi anni del X secolo ed era un discendente degli antichi duchi e marchesi della Toscana, quindi discendente di quel marchese di Toscana che vi ho citato prima. Adalberto, tra l'altro, viene citato, ecco questo è importante anche dirlo, viene citato in un documento del 1011, dove si ricorda appunto il titolo di marchese, di Toscana, legato quindi a questa figura. E che la figura della famiglia d'Este
seguiva quelle che erano le tradizioni longobarde. Quindi è anche questo molto interessante. I successivi personaggi della Casa d'Este, per esempio, che troviamo successivamente a cavallo con l'anno 1000, e oltre ad Alberto è anche Azzo II. Veniva detto Albertazzo, in verità, perché era Alberto Azzo, e per crasi del nome diventa appunto Albertazzo II. E lui visse appunto a cavallo dell'anno 1000 e viene, come è successo con Casa Savoia per Umberto Biancamano, quindi togliendo la figura di Beroldo, che è antecedente, come vi ho detto, Beroldo di Sassonia, anche in questo caso Albertazzo II viene invece, secondo la convenzione, individuato come il vero capostipite della dinastia, d'Este. Tra l'altro, d'Este è una città, come tutti sapete, e quindi il capostipite storico di quel ramo della dinastia discendente dagli Obertenghi, che aveva che era di stanza, che aveva feudo in quelle aree territoriali della città d'Este e comprensori. E si deve anche infatti a lui la costruzione del castello della città. Poi vi sono altre figure. Guelfo IV, per esempio, siamo già nel 1100, poi successivamente Obizzo, Azzo II, insomma tutta una serie di personaggi che non entro nel merito. Forse ricorderei, ma anche per in un certo senso collegarmi con la delegazione nostra del Triveneto, una figura che ha in un certo senso avuto anche un legame con il territorio di Romano de Zelino. In verità aveva avuto una relazione con gli Ezzelini, con Ezzelino il Monaco. Si tratta praticamente di Azzo VI, che era appunto signore di Ferrara, primo signore di Ferrara, podestà di Mantova e di Verona, e che lottò appunto contro, si scontrò proprio con gli Ezzelini, con uno dei personaggi detto il Monaco. Andando avanti, senza dilungarmi, per quanto riguarda la storia degli Este, io tornerei al discorso, parte Alessandro d'Este, Ercole II, ma li citeremo poi successivamente quando anche parleremo dei matrimoni. E infatti vorrei tornare proprio, anche per non dilungarmi, ai legami storici familiari che legano la Casa d'Este con Casa Savoia. Avevo citato prima Giacomo di Savoia-Caia. Il ramo di Savoia-Caia è un ramo collaterale della casa, dell'area del Pinerolese-Saluzzese, quindi della parte, diciamo così, più vicina alla linea di confine con la Francia. Un ramo della dinastia che ebbe anche, in un certo senso, pretese sulla regione della Caia, in Grecia, è il motivo per cui la denominazione di questo ramo della famiglia di Savoia-Caia. Sposa appunto Beatrice, che vi ho detto che muore dopo un anno, ma questo è soltanto il primo dei matrimoni con la Casa d'Este. Il secondo, infatti, fu con un'altra principessa, diciamo così, un'altra contessa al tempo della dinastia, che è Isabella di Savoia, che spose invece Alfonso III d'Este. Erano coetanei, erano entrambi in un certo senso
potremmo dire, erano sulla piazza, potremmo utilizzare oggi come espressione, cioè erano due principi, tra virgolette, disponibili per le famiglie, per allargare le proprie alleanze, per creare matrimoni e legami politici. E così infatti accadde anche per loro. Si sposarono giovanissimi per procura, ma per legare le due famiglie. Fu un'unione molto felice. Oggi la loro storia non è conosciuta purtroppo, ma io credo che si potrebbe veramente ricavare un film. Fu una storia eccezionale d'amore. Che veramente a tratti potrebbe essere anche molto romantica. Dopo vi dico solo, ecco, che in questo episodio, in questa fase storica, ci furono una serie di episodi che riguardavano non solo la Casa di Savoia, ma che interessavano anche l'ambizione della Casa d'Este di ampliare i propri territori, di espandersi. Dopo il legame tra Isabella e Alfonso III, ci fu un altro legame, il terzo, tra Emanuele Filiberto di Savoia, detto il Muto, e qui Angela salterà dalla sedia, perché era principe di Carignano, e Maria d'Este. Anche qui fu uno dei, tra l'altro, tra i primi principi di Carignano. Emanuele Filiberto aveva una, brevemente, ecco anche qui, una patologia, era sordomuto, però venne inviato dalla famiglia a studiare e a ricevere un'educazione e anche una cura in una scuola speciale che all'epoca fece veramente, era all'avanguardia, fece storia, ed era la scuola per sordomuti, una delle prime al mondo, credo, di Don Manuel Ramirez, dove tra l'altro anche gli studi successivi, ad opera naturalmente di esperti in tali patologie, ebbero da trarre molto insegnamento. Utilizzava una nuova innovativa terapia, un nuovo metodo innovativo per insegnare proprio alle persone prive di udito di poter comunque vivere dignitosamente. È molto interessante. Il giovane principe poi imparò infatti a leggere e scrivere, nonostante, ripeto, fosse sordomuto, e si appassionò anche di molte scienze, di varie scienze. Divenne anche un brillante militare, tra parentesi, e fu anche nominato, se non erro, colonnello dal re di Francia, Luigi XIV, perché per un periodo, essendo un ramo collaterale della dinastia, poteva permettersi anche di fare esperienza, diciamo così, con eventuali competitor della dinastia stessa. Quindi Spagna e Francia erano comunque piuttosto vicine. E fu anche governatore della città di Asti e sposa, infatti, Angela Maria Caterina d'Este. Quindi molti Savoia, come avete visto, si sono legati nel corso della storia alla casa di Modena. Chi era Angela Maria Caterina d'Este? Ecco, questo anche qui un piccolo cenno storico. Angela Maria Caterina d'Este era figlia di Borso d'Este. Ah, quello della... Il famoso Borso d'Este. Era, se non erro, fu uno dei marchesi di Scandiano e Montecchio. Furono, credo, forse uno dei capostipiti del ramo di Scandiano. Tra l'altro, strano perché Angela era in verità figlia di due parenti, di due familiari, perché praticamente il padre e la madre erano
zio e nipote. Quindi è anche questa una cosa al tempo, ecco, anche questo era Beh, si possibile. ripeterà con Francesco IV e Maria Beatrice E Vittoria. Maria Uguale. Beatrice, esattamente, anche lì, anche quello è un altro caso. Angela Maria Caterina era naturalmente, aveva anche il titolo di principessa di Modena e Reggio per nascita. Oltre quarto matrimonio fu quello di Maria di Savoia e Filippo I d'Este. Questo matrimonio è pressoché sconosciuto a molti, anzi quasi a tutti. Quindi il quarto legame che lega Casa Savoia con Casa d'Este è determinato da una figura che non è effettivamente nella storiografia conosciuta come un fatto importante, eclatante, ma in verità lo era, perché Maria di Savoia era figlia naturale, illegittima, di Emanuele Filiberto, detto Testa di Ferro. Emanuele Filiberto, Testa di Ferro, era praticamente il duca di Savoia della battaglia di Lepanto, quello che portò la capitale da Chambéry a Torino. E fu anche quello che di fatto legò forse più di tutti la famiglia di Savoia con Este, proprio grazie a questo matrimonio. Addirittura il matrimonio venne intanto celebrato da un vicario pontificio, e ci fu anche una cronaca di questo matrimonio presso riportata nell'Annunziatura di Savoia. E cito la fonte precisa. Il 2 febbraio del 1570, Vincenzo Lauro, legato pontificio a Torino, scrive a Roma, quindi scrive al Papa: oggi s'aspetta qui il signor Filippo d'Este, signore di San Martino, accompagnato dal signor Don Cesare Gonzaga e con altri molti signori, per risposare la figliola naturale di Sua Altezza. Lo sposalizio si farà il sabato, la mattina della domenica veniente s'anderà nel Duomo alla messa. Ecco, questo è una fonte dell'Annunziatura di Savoia relativa a questo importante matrimonio. Importante perché intanto Emanuele Filiberto ottiene da questo matrimonio tutta una serie di, potremmo dire, legami con il Papa, con Gregorio XIII. Uno tra questi è la bolla dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, per esempio, che è uno dei principali ordini cavallereschi, dinastici della dinastia. Ma poi anche tutta una serie di ricche prebende, tra l'altro una serie anche di privilegi, posso dirlo, ecclesiastici, poi anche questa affezione, questo rapporto che lo stesso Emanuele Filiberto coltivava con un personaggio storico molto importante, San Carlo Borromeo. E su questo apro una piccola digressione: uno dei motivi per cui Emanuele Filiberto concentra parte del suo potere nella città di Torino e non in Chambéry, è legata proprio al rapporto che aveva con San Carlo Borromeo per facilitare il pellegrinaggio alla Sacra Sindone da parte di San Carlo Borromeo, che faceva a piedi, avvicinò il sacro lino che era custodito nella Cappella Reale di Chambéry a Torino. E questo, se avete occasione, nella città sabauda, in piazza San Carlo, appunto San Carlo Borromeo, c'è ancora una effigie, un piccolo affresco che ricorda proprio questo episodio. Chiusa la digressione, il Filippo I Già capito d'Este. che bisogna che venga a Torino. Filippo d'Este, Filippo I d'Este, ricevette anche
dopo questo matrimonio, un titolo anche, come potremmo dire, parte della dote legata a Maria di Savoia, al matrimonio della figlia naturale illegittima riconosciuta. Il titolo fu quella di Marchese di Lanzo, 1580. Quindi un Este ebbe anche un titolo, potremmo dire, elevato a rango nobiliare anche nei territori di Savoia. Non solo, ma aveva anche altri privilegi. Accanto al Palazzo Ducale, dove oggi sorge il Palazzo Reale, al di fuori dell'area delle cancellate, sorgeva anche il palazzo dove risiedeva Filippo I d'Este con la moglie, con Maria di Savoia. Quindi, nonostante fosse stata, ripeto, una delle tante figlie e figli illegittimi, ma Filiberto fu molto prolifero di figli sia legittimi sia illegittimi, anche se poi tutti li sistemò, potremmo dire, nell'ambito sia della politica sia delle milizie e del mondo politico del Ducato. Uno di questi, per esempio, fu Francesco di Savoia Racconigi, mi viene in mente. Anche lui figlio illegittimo di Emanuele Filiberto, fu quello che venne praticamente inviato, aveva 24 anni, in una delle galee della battaglia di Lepanto. Purtroppo non tornò indietro, ma è un personaggio che si rese veramente grande onore. Torniamo a questo matrimonio. Filippo d'Este rimane a Torino molto tempo, viaggia, frequenta la corte sabauda, torna spesso naturalmente anche nelle terre del Ducato, però sancisce veramente quello che potremmo definire un'alleanza strategica tra la casa d'Este e la casa di Savoia. Servirà come questo evento, questo legame, questi matrimoni che ho elencato, questi quattro legami familiari, danno il via anche al legame storico successivo con coloro che subentreranno alla guida del Ducato di Modena Reggio, cioè la casa imperiale d'Asburgo Este. Se vuoi indicare le slide, Angela, ti ringrazio. La numero 2, dove appunto la numero 1, ecco, se vuoi pubblicarla intanto, vediamo i personaggi che vi ho citato e i matrimoni. Vi sono rappresentati, ecco un momentino. Aspetta, perché c'è un attimo, pazienza. Sì. Sì. Questo va davanti, vai avanti. Ecco, sì, grazie. Ecco qui, scusami, torno un attimo indietro cortesemente. Ecco qui, vedete il simbolo. No, ecco qua, rimani un attimo qui. Qui, esattamente quello che vi ho citato poc'anzi, è lo stemma dei Savoia Caia. Noterete che croce bianca in campo rosso, la corona da principe, il collare dell'Annunziata, della Santissima Annunziata, e sotto noterete anche che taglia praticamente lo stemma a metà, una linea. La linea che veniva di solito posta a barrare lo stemma indica un ramo illegittimo, legittimato, un ramo bastardo, si potrebbe dire. Tutti gli stemmi che noterete recanti questa linea diagonale indica più che altro una derivazione appunto di un ramo illegittimo che poi è stato successivamente legittimato. Legittimato. Poi, esatto, puoi andare avanti cortesemente. Ecco, qui vediamo le due figure che vi ho citato prima, Isabella di Savoia e Alfonso III d'Este. Notate anche qui lo stemma interessante. C'è
ci sono, c'è l'Aquila naturalmente estense, c'è anche sotto l'Aquila estense, nella parte centrale, noterete, c'è la tiara papale. È vero? Esatto. È strano vedere la tiara papale nello stemma di Alfonso III d'Este. In verità, diciamo che potrebbe essere ricondotto ad un matrimonio, quello con Lucrezia Borgia, che pare che fu appunto lei e il suo legame con la dinastia a portare appunto la tiara papale nello stemma. E esatto, il triregno, come vedete, si vede molto bene con le chiavi di pietro sullo sfondo. Puoi andare avanti cortesemente, anche perché Lucrezia Borgia, ricorderete, è stata riconosciuta tra i quattro figli di Alessandro VI. Angela Maria Caterina. Ecco Angela Maria Caterina, la vedete in questa immagine che ho tratto dal Castello Reale di Racconigi, una delle residenze sabaude. Vi è ancora appunto il suo ovale rappresentato, e quello di Emanuele Filiberto, appunto il muto, è già del ramo Savoia Carignano. Nello stemma noterete appunto i quarti, dove si vede da una parte tutte le varie pertinenze e i titoli della dinastia di Savoia, oltre naturalmente a quelli estensi. Procediamo. Qui andiamo, ecco, entriamo nell'ambito di, ci fermiamo un momentino su questa slide, entriamo nell'ambito, come vi ho detto prima, della successione al Ducato di Modena e Reggio. Subentra agli estinti la casa imperiale attraverso un matrimonio. Io vorrei fare anche qui, come ho fatto per gli Este e come ho fatto per i Savoia, vorrei fare una brevissima premessa sulla dinastia Asburgo, perché ovviamente non solo per par condicio, ma anche per dovere e per dare anche un'idea. Quindi, se abbiamo detto gli Este discendono dagli Obertenghi, famiglia dell'area milanese, dell'area Ligure, quindi centro-nord-ovest, diciamo. Casa Savoia, nord-ovest, soprattutto l'area tra l'attuale Savoia e il Piemonte, oltre alla parte sud della Svizzera e ad Aosta, all'attuale Valle d'Aosta. La casa Asburgo non era tanto distante. L'origine della dinastia Asburgo nasce dal nome di un castello. Ovviamente io ho una pronuncia tedesca pessima, ma sarebbe Abitburg. Esatto. Ed era un castello nel canton di Argovia, nel cuore della Svizzera, dell'attuale Svizzera. Quindi nel cuore di quello che era anche parte della Borgogna. Era costruito, siamo nella parte svizzera centro-settentrionale, venne costruito intorno al 1020, è da qui che nasce, attraverso una figura che qui a metà tra il leggendario e lo storico, un certo Radbot, conte di Altenburg, nipote di Guntram, un altro personaggio anche qui leggendario. Guntram era un conte che pare fosse il primissimo antenato della dinastia Asburgo. Il nipote di questo personaggio, appunto Radbot, il conte di Altenburg come titolo, durante una battaglia di caccia al falco, individua un territorio.
apprezza, rimane meravigliato di questa della bellezza anche di questo territorio, considerandolo un luogo sicuro, inizia a pianificare la costruzione lì del castello, dell'Abitsburg, perdonate la pronuncia pessima. Era una zona molto allora, affascinante, però anche Fabrizio, impervia sicuramente. Daniela Ori, una mia amica e anche lei fans del Ducato di Modena, ci dice: molto interessante la conferenza di questa sera. Grazie Angela e complimenti al relatore. Grazie, grazie infinite. E andiamo avanti anche qui per non appesantire la conferenza. E una serie di generazioni dopo Guntram, dopo Radbot, si arriva a Rudolf, che già era denominato Conte d'Asburgo, che viene eletto re germanico. Quindi siamo nel 1272-73, e questa figura di Rudolf individua l'esistenza sicuramente della denominazione della casa imperiale d'Asburgo, di quella che poi diventerà la casa imperiale d'Asburgo, con questa appunto denominazione, con questo atto. E da qui la sua espansione, il suo servizio naturalmente non solo nell'amministrazione, nei governi dell'area svizzera, ma anche dell'area austriaca, eccetera, portano però sicuramente ad ampliare la presenza della dinastia nell'amministrazione dei territori, ma anche ad un fatto, a perdere il luogo natio, la Svizzera. Paradossalmente, proprio la Svizzera viene praticamente il luogo dove nacquero, viene persa definitivamente. Ricordiamo che la casa imperiale poi si diffuse oltre a subentrare nel Sacro Romano Impero, regnò in Svizzera, scusate, regnò in Spagna, regnò nell'area delle Fiandre, regnò nel centro Europa, regnò anche nella parte settentrionale dell'attuale Italia. E si spinse ovunque, fino poi a trionfare il suo predominio, potremmo dire, in quel regno dove non tramontava mai il sole, quello cioè di Carlo V e del suo successore Filippo II, dopo aver acquisito il regno di Spagna e i territori ad essa annessi, le Americhe, sino addirittura alle cosiddette Filippine, appunto, di Felipe II, secondo in spagnolo. Senza anche qui appesantire tutta l'evoluzione storica della dinastia, andando avanti, soffermiamoci, data l'ora, ai legami tra Casa Savoia e gli Asburgo Est. Abbiamo detto quindi che la Casa d'Este si lega fortemente a Casa Savoia attraverso i quattro matrimoni, ma la Casa d'Asburgo ancora di più. La Casa d'Asburgo già nel 1315, per essere precisi il 26 di maggio, contrae il primo matrimonio tra la Casa di Savoia e la Casa d'Asburgo. Si tratta del matrimonio di Caterina di Savoia con Leopoldo I d'Asburgo a Zurigo. Quindi siamo ancora nella fase in cui la dinastia Asburgo ha ancora un legame con la Svizzera. Ecco, pensate quindi alla profondità, al legame così profondo che ha legato le due dinastie. Ve ne sono molti altri matrimoni. Io ne ho contati circa una dozzina. Per essere precisi, 10 tra i più importanti. Non ho citato quelli minori, i più importanti che vorrei visionare ed esaminare con voi. Il primo, come vi ho detto, Caterina di Savoia, che vedete rappresentata qui, e Leopoldo I d'Asburgo. Lo stemma che vedete è quello della città di Vienna, poi quello divenuto della città di Vienna, contraddistinguerà la casa imperiale fino ad oggi.
e continuerà probabilmente a farlo anche successivamente. Andiamo avanti. Secondo matrimonio è quello di Filiberto II con Margherita d'Asburgo. Detto il bello. Filiberto II veniva detto il bello, era chiamato così dal popolo per fare la sua prestanza, la sua fisionomia. I gusti nasi. Esatto, con i tratti molto, molto, diciamo, raffinati. Di quest'uomo si innamora appunto Margherita d'Asburgo, che era rimasta vedova. Margherita d'Asburgo era infatti la sorella di Filippo il Bello, di Filippo I. Filippo I, principe delle Fiandre, sposa quella che viene passata alla storia come Giovanna la Pazza, cioè era Giovanna di Castiglia, figlia di Isabella di Castiglia, detta la Cattolica, e di Fernando, appunto detto il Cattolico, Fernando d'Aragona. Al tempo la politica dei re cattolici di Spagna fu quella di creare un regno che fosse un po' il riferimento, il faro per l'Europa, e il disegno che ebbe Isabella di Castiglia fu proprio questo, di, attraverso la politica dei matrimoni, dare vita ad una sorta di lega cristiana europea che portasse poi a dei legami commerciali, dei vincoli sicuramente politici, ma soprattutto ad uno status di pace europea. Giovanna, una delle figlie, dato che il primogenito muore piuttosto giovane, sposa appunto Filippo, ma la sorella Margherita d'Asburgo, che vedete qui rappresentata, sposa l'unico figlio maschio di Isabella e di Ferdinando. Muore giovane, giovanissimo, non hanno figli, aveva una precaria salute, una precaria condizione di salute, e Margherita rimane vedova, resta nella corte di Castiglia per circa un anno, qualche anno, dopodiché torna nelle Fiandre e va in sposa a Filiberto di Savoia, Filiberto II, quindi in seconde nozze. Fu colei che a Bourg-en-Bresse fonda un importantissimo monastero e lì crea un ordine terziario e rimane ad vitam poi in questa grande cattedrale splendida di questa località della Bresse, che era parte integrante dei territori di Savoia, e dove giace ancora oggi, insieme al marito. La tomba di Filiberto II di Savoia e di Margherita d'Asburgo è proprio in questa cattedrale. E figura splendida, molto colta, di una bontà descritta dalle fonti infinita, accettò il suo destino, ma sempre legando a sé quella che era il suo legame storico con la casa di Castiglia, il suo legame storico con la casa d'Asburgo e poi di Savoia. Veniamo oltre, se poi Allora, prima di scorro. andare oltre, Fabrizio, ti leggo allora dalla delegazione del Beato Carlo, sempre in gambe il nostro presidente, ci dice Omar che Asburgo prende il nome dal castello di Abitgesburg in Svizzera, come abbiamo detto, in Svizzera sono conservati i cuori di Carlo e Zita. Mentre Gabriele Sorrentino, un noto scrittore modenese che per me ha scritto uno dei libri più belli, La voce della verità tra il passaggio del Ducato al Regno d'Italia di Modena, ci dice molto interessante, complimenti. Passiamo. Grazie, grazie infinite. E andando oltre, dato ormai siamo quasi le 11, quindi scorrerei velocemente, anche se è molto interessante, Allora, ti mi lascio a piacerebbe te così. approfondire. Ecco, abbiamo la figura di Carlo Emanuele I di Savoia
e di Margherita Michela d'Asburgo. Successivo matrimonio, Carlo Emanuele I è discendente del famoso Emanuele Filiberto che vi ho citato prima, e quindi viene detto il grande perché fu colui che poi, diciamo così, ingrandì non solo per quanto riguarda la politica il ducato, ma anche per la sua, diciamo così, condotta e la sua visione di espansionistica per quanto riguarda lo Stato. Non entro anche qui nel merito di entrambi, andiamo oltre fino alla figura di Vittorio Emanuele I e di Maria Teresa d'Asburgo Lorena. Ecco, li trovate qui. Mi soffermerei invece brevemente su queste due figure perché sono, diciamo così, recenti, attuali, sicuramente più noti, ma sono quelli che poi determineranno, diciamo così, la base anche di quello che accadrà dopo, attraverso anche qui un dettaglio importante. Avevo citato prima della politica matrimoniale, anche Vittorio Emanuele I attua la stessa politica, e vado nel merito. Vittorio Emanuele I è il fratello di Carlo Emanuele IV di Savoia. Carlo Emanuele IV, tra l'altro, muore sepolto a Roma prendendo i voti insieme alla moglie, ha quattro figlie, non ha figli maschi, ha quattro figlie che vanno in sposa una proprio al Ducato di Modena e Reggio, un'altra al Ducato di Parma, un'altra va in sposa al principe ereditario dell'impero austro-ungarico e un'altra al regno delle due Sicilie. Vittorio Emanuele I, cioè il re che subentra dopo Carlo Emanuele IV, aveva già il titolo di Duca d'Aosta, si era già distinto, perché era il secondogenito, si era già distinto, intendo secondogenito maschio, si era già distinto per la sua anche capacità politica, subentra resistendo con tutte le sue forze all'invasione napoleonica del regno, subentra Carlo Emanuele IV dopo la sua abdicazione. Egli fu praticamente il re della restaurazione dopo il congresso di Vienna, quindi rientra a Torino dopo l'esilio forzato a Cagliari e mette mano al regno. Maria Teresa d'Asburgo sicuramente fornisce un enorme apporto e sostegno. I due avevano un eccellente rapporto familiare. Vittorio Emanuele I era molto pio, così come lo era il padre, non solo il padre, ma anche il fratello. Era una figura sicuramente legata alla famiglia e alle tradizioni di famiglia. Venne infatti in maniera forse troppo spiccia, così come l'altro fratello Carlo Felice, duca di Genova, venne epitetato come un po' reazionario, conservatore. In verità, tutt'altro, fu lui che fondò la famosa arma dei carabinieri, che poi dopo il Regno d'Italia, venne estesa anche a tutto lo Stato italiano. Ma non solo, portò tutta una serie di riforme che non erano assolutamente volte a un ritorno al passato, ma anzi, proprio per contrastare quei pericoli che potevano essere dettati da figure quali quelle legate ai Napoleone o ai rivoluzionari, cercò di rafforzare lo Stato e le strutture dello Stato. Dovette abdicare, purtroppo, non avendo figli maschi, subentrò il fratello, appunto, Carlo Felice, e dopo di lui il pronipote, lontano circa 12 gradi di parentela, Carlo Alberto, sempre del ramo già citato prima di Emanuele Filiberto Muto, cioè il ramo dei Carignano. Maria Teresa d'Asburgo Lorena
resta come figura storica insieme a un'altra figura, quella successiva Maria Adelaide, restano due figure storiche sicuramente del periodo ottocentesco tra quelle più significative della dinastia asburgica a Torino. Vedete come i legami rimangono, malgrado addirittura i moti rivoluzionari, malgrado la rivoluzione francese. Dopo, come vi ho detto, Vittorio Emanuele, ci fu un altro matrimonio, quella della figlia di Vittorio Emanuele I, cioè Maria Beatrice, con il duca di Modena, con Francesco IV, papà del padre di Francesco V. Ci fu un'altra sorella, Marianna, che divenne appunto imperatrice alla morte di Francesco d'Austria, subentra infatti Ferdinando I e diventa imperatore. Marianna di Savoia diventa imperatrice dell'impero austro-ungarico. Quindi, come vi ho detto, una principessa di casa Savoia diventa duchessa di Parma, una duchessa di Modena, quindi Maria Beatrice Vittoria, duchessa di Modena, Marianna, imperatrice d'Austria, e Maria Cristina, regina delle due Sicilie, Maria Cristina di Savoia, la beata, quella che è stata fatta, resa e elevata al rango degli altari, beata nel 2014, se non erro, nel gennaio del 2014. Forse sbaglierò qualche data attuale, e di questo mi scuso per via l'orario, ma sicuramente la Maria figura Cristina di Maria Cristina. è la madre, Fabrizio, Maria Cristina è la madre dell'ultimo re delle. Esatto, lo stavo dicendo. Maria Cristina di Savoia, regina delle Sicilie, detta la Reginella Santa, è la madre di Francesco II, l'ultimo re di Napoli. Quindi vedete come Casa Savoia aveva comunque, con Vittorio Emanuele I, creato quell'alleanza, quella base per poter poi, forse su quella, chissà, sognata oppure bramata da qualche esponente della dinastia, come una possibile primordiale nascita di una alleanza confederale. Non a caso poi sotto Carlo Alberto sia il ministro Gioberti, tanto il Rosmini, due figure molto vicine a Carlo Alberto, così come anche Galeani di Napione, Solaro della Margherita e altri consiglieri di Re Carlo Alberto, cercarono di poi in un certo senso rendere e concretizzare con la società nazionale anche per la Confederazione Italiana, del Gioberti, e tutta una serie di possibili rapporti diplomatici anche con la Santa Sede, prima con Papa Gregorio e poi con Pio IX. Falliti miseramente tutti, naturalmente, ma questa è un'altra storia, ne parleremo magari in un'altra conferenza, perché credo che solo questo tema meriti un'altra conferenza. E, dicevo, oltre Maria Cristina ci furono anche altre principesse asburgiche della dinastia che entrarono a Torino successivamente. Quindi, se vuoi scorrere cortesemente con le immagini. Ecco, qui troviamo Ferdinando I e Marianna, come ho citato prima, che diventa imperatrice d'Austria. Ancora avanti, ecco, qua c'è Maria Francesca Elisabetta di Savoia-Carignano, altro matrimonio semisconosciuto, ma anche questo degno di grande importanza, che sposa Ranieri d'Asburgo-Lorena. Anche in questo caso, matrimonio d'amore. Lei, una figura del tutto sconosciuta completamente, lui muore tra l'altro a Nizza, quindi non lontano da qua, e sono due figure che, pur essendo, come vedete anche dalle date, due figure ottocentesche, almeno della prima metà,
quindi vivono tutta la parte, il periodo napoleonico e poi dei moti successivi, sono comunque due esempi di dinastici che volevano in un certo senso rafforzare e mantenere il legame tra casa Savoia e la casa imperiale. Tra l'altro, un piccolo dettaglio è Maria Francesca Elisabetta Carlotta di Savoia è la sorella di Carlo Alberto. Quindi Carlo Alberto era praticamente legato alla dinastia imperiale, alla casa imperiale, attraverso la moglie Maria Teresa d'Asburgo-Lorena, toscana. Quindi il Granduca di Toscana era praticamente il suocero di Carlo Alberto. E Maria Adelaide d'Asburgo, che poi è praticamente la moglie di Vittorio Emanuele II. E Ranieri d'Asburgo Lorena, che sposa la sorella di Carlo Alberto. Quindi Carlo Alberto si lega con la casa imperiale ben 3 volte, attraverso la sorella, attraverso la moglie, il suo matrimonio, e anche facendo sposare il principe re del trono con un'altra principessa d'Asburgo. Siamo già a 9 legami storici importanti, ragion di Stato, come preferite, ma sono legami familiari che hanno unito le due dinastie. Da ultimo, questo legame, questa forse continuità storica, questa tradizione, possiamo dirlo, questa tradizione permane. L'arciduchessa Margherita d'Asburgo Este e nasce come principessa di Savoia Aosta, figlia del famoso eroe dell'Ambalagi, viceré d'Etiopia, Medeo d'Aosta, che la vedete ritratta nell'ultimo riquadro. Una piccola precisazione, ma sicuramente ne siete tutti a conoscenza, Margherita di Savoia Aosta, di cui vedete anche rappresentato il bello stemma nella foto che ritrae appunto il simbolo di Savoia Aosta insieme al simbolo imperiale della casa d'Asburgo Este, e anche tra l'altro la madre dell'attuale, possiamo dire, duca titolare nominale di Modena e Reggio, cioè è la madre di Lorenzo, attuale capo della dinastia d'Asburgo Este, che è principe dei Belgi, marito di Astrid del Belgio. Il fratello di Lorenzo è l'arciduca Martino d'Austria Este, che tra l'altro mi onoro, mi pregio anche di conoscere personalmente ormai da tanti anni, e che tra l'altro mi ha pregato, mi ha onorato, e concludo, di portare i saluti a tutti i presenti. E io mi fermerei qua, lascerei lo spazio a qualche domanda, qualora ce ne fosse, a qualche curiosità. Si è fatto anche una certa ora, come si dice, quindi non voglio appesantire la serata, la nottata, anzi, anche se molto interessante, mi sarebbe piaciuto approfondire i singoli personaggi, perché ciascuno di essi ha una grande storia e con tutta una serie di legami e di intrecci con figure storiche conosciutissime. Quindi, chissà, magari in presenza prossimamente. Grazie, grazie mille. Allora, ti devo dire che ancora Gabriele Sorrentino, lo scrittore modenese che ho citato prima, ci ringrazia e ci fa i complimenti al relatore, davvero chiaro e Grazie. brillante. Grazie, Daniela grazie Ori, infinite. sempre la mia amica, dice se sei disponibile a un prossimo eventuale approfondimento sugli stemmi e relativi simboli e colori.
Certamente, con piacere. E Anna Clara ci dice grazie, molto interessante. Domande per Benissimo. ora? No, aspetta che lo scrivo. Avete... Per me è stato tutto chiaro, cioè tutto chiaro, io poi mi perdo nella genealogia, ma è una cosa affascinante da morire. Comunque sì, mi affascina il Sarebbe fatto che gli Este si siano combattuti con i Savoia durante il risorgimento, chiamiamolo risorgimento, va bene, durante il risorgimento e che poi comunque grazie anche a una Savoia Aosta. La linea Asburgo-Est non è morta, che continua, e questo sono molto contenta. Devo in parte anche il Savoia. sono Angela alla fine. Guarda, gli episodi storici, singoli episodi storici, non credo che possano inficiare 1.000 anni di storia. Io ritengo questo. Possono esserci stati e ci sono stati dei momenti storici sicuramente di scontro, di astio, di collera, forse anche di rancore. Ci sono stati dei periodi di luci e ombre, nella nostra storia è piena. Tuttavia, io credo che il legame familiare, storico, dinastico, così profondo, dalle radici così profonde, non credo che un breve periodo, quale potrebbe essere quello ottocentesco, possa inficiare i rapporti, soprattutto poi oggi, oggigiorno. Credo che bisognerebbe andare oltre anche quelle che sono state le pagine buie, o comunque con scarsa luce, scarsa trasparenza. Sicuramente è importante la ricerca della verità storica, questo è fuori di dubbio, però io credo che la memoria storica, gli esempi e anche le figure storiche esemplari che abbiamo trovato e anche alcune citato questa sera, debbano invece farci da stimolo, creare proprio uno stimolo in noi per poter magari costruire un futuro sicuramente migliore. Basandoci sulla nostra tradizione, sul nostro DNA, sulla nostra identità. Io credo che questa sia la cosa importante per salvaguardare quella che è poi la nostra storia, la nostra cultura. Io sono pienamente d'accordo, ormai la storia lo sappiamo che non si fa né coi se né coi ma, quel che è stato, l'importante è rendere giustizia alla vera storia, quello è l'importante, cosa che si fa fatica in Italia e anche a Modena, Purtroppo sì, in purtroppo sì. specialità a Modena, e io sono molto Tempo al contenta. tempo. Tempo al tempo, va bene. Però sono Sai come molto dicevano i contenta. latini, no? La verità è figlia del tempo, no? Dicevano. Quindi prima o poi la verità viene a Io galla. ormai ho Quindi 60 anni, sai, come aspettativa di vita si inizia un po' a restare. Però, vabbè, confidiamo nel Però futuro. vedendo questa foto di Robert e di Margherita, proprio i due casati che nel Risorgimento, diciamo così, hanno bisticciato, diciamo così, hanno però permesso che la linea Austria-Est continuasse, continui ancora, che abbiamo il Duca de Jure Lorenz, il carissimo Arciduca Martino, che quando può è sempre a Modena, ultimamente meno grazie alla Sì, pandemia, vero. e veramente sì, Tra bisogna l'altro, sorvolare. ecco, una piccola chicca. Il figlio di Lorenz, il principe dell'arciduca Lorenz, Amedeo. si chiama Amedeo, per tradizione di famiglia legato al nonno Amedeo, appunto Amedeo d'Aosta, Amedeo di Savoia, Duca d'Aosta, vincitore d'Etiopia e medaglia d'oro al valor militare.
Quindi, come vedi, c'è anche proprio un senso di rispetto e di continuità tradizionale nelle due famiglie di Savoia-Aosta e Asburgo-Este. E se non ci sono altre domande, altre considerazioni, io vi ringrazio moltissimo, ringrazio Angela, ringrazio tutti coloro che sono rimasti in piedi per ascoltarmi. Forse, non so, È stato spero di essere stato interessantissimo. chiaro, spero di essere stato almeno non noioso, ecco, questo lo No, spero, lo assolutamente no. auspico. Io ho imparato tante cose che non sapevo dalla parte dei Savoia e ti ringrazio perché comunque è un casato che è legato comunque al nostro. È legato alla storia, è legato al Ducato di Modena, così come è legato all'Europa e quindi come lo è al pari la Casa di Borbone, come lo è al pari la Casa Imperiale. Sicuramente ciascuna delle tre dinastie hanno avuto un destino diverso e hanno tuttora un destino diverso, ma io credo che quelle figure che tu hai citato prima siano appunto rappresenti nel futuro. Quindi un Esatto. futuro. Bene, e allora, visto che si è fatta, come si dice, una certa, Sì, e vi 07, ringrazio. saluto il nostro presidente di Croce Reale, lo ringrazio ancora Grazie. per la bellissima e Grazie, interessante. grazie Abbiamo, a voi. aspetta che abbiamo un altro, sempre la Daniela, attendiamo la notifica per la prossima conferenza. Grazie per il racconto di questa sera che ci ha fatto sognare. Buonanotte. Grazie, E buonanotte a niente, tutti allora. diamo la buonanotte anche a noi e alla prossima il 14 di maggio che Antonio Quadri ci parlerà invece di un altro casato, il Wittelsbach, in particolare i genitori dell'ultima duchessa Aldegonda. Buonanotte a tutti. Ciao Grazie, Fabio. buonanotte, grazie, grazie mille, buonanotte.